innanzitutto come ci si avvicina a questa materia che comunque a vedersi è abbastanza pericolosa? Allora, a vedersi è pericolosa ed è giusto che sia così perché crea suspense, però dovete sapere che noi la facciamo in sicurezza, in totale sicurezza, sia per quanto riguarda gli spazi, sia per quanto riguarda l'abbigliamento. Le moto sono moto preparate apposta per queste evoluzioni, quindi comunque anche se l'apparenza sembra una cosa veramente pericolosa, i rischi noi cerchiamo di ridurli al minimo. Marco, tu hai 26 anni, sei giovanissimo. Quando hai scoperto la passione per questo tipo di disciplina? Cioè l'appuntamento principe che tu hai visto questa cosa e hai pensato: anch'io un giorno voglio essere sopra una moto e fare quelle evoluzioni, fare quei trick. Io sono appassionato di moto fin da quando ero piccolo. Avendo avuto dei fratelli maggiori mi hanno dato questa passione. Ho cercato il prima possibile di provare le moto. Essendo un forte appassionato, ogni giorno cerco di allenarmi e questa passione mi nasce soprattutto dalla passione che hanno avuto anche i miei fratelli. La mia moto è un Kawasaki 636. Totalmente diverso da quello che potrebbe essere una moto originale, è stata preparata appositamente per fare questo sport, pronta ad ogni evenienza, ad ogni caduta, se si cade non si rompe, è fatta per questo. Il trick che hai fatto oggi, il più difficile che vale la pena accennare? Allora, uno dei più difficili è, secondo me è il limitatore quando sei in monoruota, perché comunque devi andare oltre il limite, il balance point si dice, che è il limite di equilibrio, dove quando lo raggiungi non serve più dare gas, quindi frizione tirata, equilibrio e limitatore. Quella è una manovra pericolosa più che difficile, perché se ti scivola la frizione o se sbagli al punto la moto potrebbe schizzare, quella è pericolosa. Poi altre mosse difficili sono le combinazioni che facciamo mentre giriamo, no? Su una ruota. Ci si allena anche tutti i giorni per 2-3 ore al giorno quando è possibile. Chiaramente poi facendo due conti gli allenamenti vanno 3 volte a settimana in tutti questi anni più o meno. Abbiamo collaborato anche in un video rap di due rapper italiani, quindi qualcosa sta nascendo. Sì, Next Cassel e Big Mike.